Non sarebbero stati sufficienti neanche i 90 minuti regolamentari più recupero per decretare il nome della seconda squadra dell'eccellenza laziale che sarebbe andata a fare compagnia al Terracina in Serie D alla fine. Dopo i supplementari è la matrice Rieti di Aldo Gardini, ma la partita al Tre Fontane è stata bellissima. Primo tempo Damiani, il bomber, da 43 gol in campionato, si divora l'1-0 che arriva però in chiusura di primo tempo con Di Giovanni che sfrutta uno scivolone difensivo di un difensore reatino per siglare l'1-0 dei bianconeri di Colantoni. Con le immagini al secondo tempo, occasione per l'altro bomber, Daniel Rossi che davanti a Oliva apre troppo il sinistro e manda fuori. Poi V3 Maccarese vicino al raddoppio in un paio di occasioni. La prima è per Di Giovanni, cross di Ferrari. Il giocatore che ha portato avanti i suoi non calcia subito, tenta poi un pallonetto rendendo facile l'intervento al portiere avversario. Covarelli, sterzo sul sinistro e fa girare, palla che lambisce quasi l'incrocio dei pali. Rimane in partita la matrice Rieti che allora al minuto 84 la pareggia. Sarrizu, guardate che gol, palla sul palo lontano e 1-1 a 5 dal 90esimo. Ma non è finita qui perché la matrice Rieti ha un grande cuore e infatti dopo altri 5 minuti ribalta tutto. Colpo di testa in mischia da parte di Fiscaletti e 2-1, sembra finita, sembrano pronti a festeggiare i ragazzi in casacca amaranto celeste, ma il cuore ce l'ha anche la V3 Maccarese e carta al 96esimo. Tapin vincente e porta la gara ai supplementari. Epilogo più pazzo non ci poteva essere e allora Rossi ad inizio supplementare fa 3-2, sarà il gol decisivo. Ma la V3 ci crede e nel secondo supplementare recrimina per un paio di episodi. Questo è il primo, va a terra in aria Guiducci, l'arbitro fa correre, le immagini le rivediamo al rallentatore, giudicate voi l'intervento del difensore, se sul pallone o sulla gamba del giocatore della V3. Dal corner altre proteste, forse braccio da parte di Scipioni, l'arbitro ancora una volta non fischia il penalty. Al 18esimo, ovvero al terzo di recupero, ovvero al 123esimo, Pieri ha una chance clamorosa per portare tutto ai rigori, la spara alta e allora al triplice fischio esultano i ragazzi della matrice Rieti che tornano in Serie D, esultano i tifosi reatini, quelli della V3 invece vedono i propri beniamini in cerchio con Colantoni al centro a caricare i suoi in vista dei playoff nazionali, poi la grande festa della matrice Rieti.